Vainer Vaccari, professione pittore. Pittura, l'arte e lo sport, in realtà è una relazione un po' complicata perché se diamo un'occhiata ad esempio a tutto il Novecento, artisti che si siano occupati davvero di arte, di sport, sono veramente pochi, almeno che non si pensi all'America, che invece se ne è occupata parecchio attraverso vari linguaggi, cinema, letteratura soprattutto, e così via. Mentre invece l'Italia e l'Europa in particolare se ne sono occupati davvero poco. L'intellighenzia, diciamo, europea, italiana, nel Novecento, considerava lo sport, non dico di serie B, ma diciamo cultura bassa e non cultura alta. E quei pochi che l'hanno affrontato, Pasolini per primo, ad esempio, anche se in maniera e con contenuti un pochino diversi, non so, poi abbiamo Saba, il poeta, che ha scritto una poesia, mi pare, sul calcio, ma poco altro. E gli sport che amo di più sono il pugilato, il rugby, la lotta, insomma, quegli sport dove c'è un contatto fisico, ecco. Gli artisti, insomma, si occupano in realtà dell'immagine dello sport e non tanto dello sport. Oppure ci sono due, diciamo, dimensioni, ecco. C'è l'amore per lo sport, quindi vado allo stadio per vedere la partita, come tutti gli altri. Poi c'è un interesse invece proprio specifico che riguarda l'immagine dello sport. La pallavolo interessa leggermente meno, diciamo così, da questo punto di vista, perché il contatto fisico non c'è, quindi in realtà le azioni che si manifestano sono spesso, e le immagini che vengono ridate dall'occhio fotografico o dal filmato, sono tutte molto simili, e si differenziano in 3-4 situazioni diverse, non di più. Faccio un esempio, non so, nel caso di questa mostra sulla pallavolo, ho fatto molta fatica, ho dovuto selezionare moltissime immagini per trovarne, diciamo, una decina abbastanza originali, ecco, perché naturalmente l'obiettivo qual è per un pittore? Di fare immagini, creare immagini originali, insomma, quella è una cosa fondamentale, primaria. Ecco, nel caso qui della pallavolo ho avuto un po' di difficoltà perché c'è sempre il muro, poi c'è anche la pigrizia dei fotografi, probabilmente che si mettono sempre sotto rete o vicino a rete perché è il momento topico dove c'è la battuta, punti il muro, e poi ecco, ho fatto fatica ad esempio a trovare, non so, i tuffi, le ricezioni, insomma, diciamo, immagini un pochino originali, ecco, e non ingessate, perché spesso è chiaro che l'occhio fotografico blocca il momento, che ne so, quando alcuni giocatori riescono ad alzarsi davvero a dismisura. Però quando fermi quell'attimo lì può anche essere banale, non è detto che sia originale. Io il mio corpo, per esempio, lo uso veramente mentre lavoro anche, cioè quando ho delle parti, ad esempio, non so, anatomiche, che non mi tornano abbastanza, io suggerisco sempre anche ai giovani, che a volte, insomma, quando si parla di problemi legati all'estetica e così via, quando non riconoscete, non so, state facendo un braccio, no? E non riconoscete una parte, toccatevi. Dipingere, voglio dire, si è dentro una specie di ring, no? Dico io, che è molto simile a quello dei pugili, no? In fondo adesso non hai l'avversario in carne e ossa, ma il tuo avversario in fondo è la tela, se si tratta di tela. E quindi il corpo ci deve essere, le gambe devono essere a posto e anche il resto, insomma. Questo lavoro che vedete qui è, diciamo così, è il frutto di 10 anni, diciamo, di ricerca in questo senso, ma prima io mi muovevo su altri binari in maniera diversa. Però ho prodotto, insomma, credo più di 500 quadri in quel senso, molti dei quali sono in musei, in collezioni importanti nel mondo, però è un lavoro abbastanza diverso. Diciamo che ho voltato proprio pagina.